Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo seminario di Climate Circular COP. Quest'anno è anche in collaborazione o comunque parte del Festival di ASVIS e ci sono molteplici partner. Abbiamo avuto anche la fortuna il piacere di avere il patrocinio delle reti dell'Università per la Sostenibilità, per lo sviluppo sostenibile. Abbiamo avuto il patrocinio anche di LegaCoop Estense, Area Studi LegaCoop e la cooperativa è nostra che parleranno anche oggi. Io mi presento, io sono Asia Guarreschi, sono una dottoranda all'Università di Ferrara, appunto mi occupo di ricercare sulle cooperative di produzione e in particolare innovazione di economia circolare, ma oggi non parleremo solo di economia circolare, ma parleremo di energia rinnovabile e il ruolo delle cooperative verso questa transizione o comunque questo ambito e questo settore. Appunto è nostra, è una cooperativa che se ne occupa, anche LegaCoop sta andando verso quella direzione, ci sarà anche un rappresentante di LegaCoop per il progetto Respira e anche di LegaCoop Ufficio Ambiente, Energia e Innovazione. Quindi più che altro adesso ci tenevo a presentare Climate Circle Coop. Climate Circle Coop è un progetto di ricerca coordinato dall'Università di Ferrara, appunto in cooperazione con Area Studi LegaCoop e l'Università di Roma 3. Qual è l'obiettivo? Appunto, è comprendere qual è il ruolo delle cooperative nel settore non solo per la transizione energetica, ma anche per combattere appunto l'impatto del clima e per l'applicazione dell'economia circolare. Le nostre domande sono quali sono le barriere, quali sono i driver per loro e quali sono anche i lati positivi in un modello cooperativo e in una governance democratica. Il sito web ha maggiori informazioni, ma questo progetto ci tiene ad essere anche spunto con una seconda missione, che è quella della divulgazione, è quello di accorciare appunto la distanza tra quello che è il lato accademico e il lato dei stakeholder, quindi quello che noi cerchiamo di fare e come in questo caso, organizzare seminari, organizzare interviste informali e articoli, come si possono vedere sul sito, di realtà locali, ma non anche in giro per il mondo, che raccontino le loro storie, che siano cooperative, che siano agenzie anche governative che aiutano le cooperative a crescere, nascere, come fa LegaCoop, come esiste anche in Canada, in particolare nella regione di Quebec. Avete modo sul sito appunto di rendervi conto appunto che ci sono altre realtà e ovviamente c'è anche su LinkedIn noi ci teniamo a condividere questo network e quindi vi invitiamo a partecipare. Chi parlerà per primo ovviamente è il coordinatore del progetto, nonché anche direttore del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara, quindi ho il piacere di presentare nonché anche il mio relatore Massimiliano Mazzanti. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. A te la parola, grazie. Grazie. Vi presento qualche slide, per far vedere qualche numero alla fine di questi 10 minuti. Come diceva correttamente Asia, il progetto nasce da un interesse, diciamo, sia storico che geografico, perché siamo in Emilia-Romagna. E per ragioni personali ho incrociato nella mia vita un movimento cooperativo e legandolo recentemente alle sfide della sostenibilità e alle transizioni della sostenibilità, quindi la transizione sociale, ambientale e tecnologica. Questo per collocare discorso diciamo, dei modelli di capitalismo e come i modelli di capitalismo nella loro diversità e diversificazione. Abbiamo in Italia un sistema economico simile a quello diciamo, tedesco, più certi versi, diverso da quello anglosassone. Quindi abbiamo diversi modelli di capitalismo con tutti i loro pro e contro e tutti devono affrontare una transizione multipla di transizioni connesse. Questo è uno dei framework teorici che abbiamo sviluppato negli ultimi anni,
E quindi dove abbiamo appunto, come dicevo, le varie transizioni, incluso quella demografica che si connette al mercato del lavoro, che si connette a quella fiscale, quella tecnologica che rimane anche questo mercato del lavoro, ad esempio di training, e tutti insieme in modo olistico appunto si interrelano. Quindi la domanda di ricerca del progetto, diciamo la meta domanda è come le cooperative, come il mondo cooperativo, nelle sue interazioni col profit, nella sua diversificazione sia nazionale sia regionale, possa contribuire in termini di appunto, performance sociali, economiche, di innovazione alla sostenibilità dei prossimi, quindi agli obiettivi di sostenibilità dei prossimi 20, 30, 40 anni. Non devo dirlo soprattutto oggi, che oggi c'è il sole in Emilia-Romagna, però siamo stati attraversati da qualche evento estremo. Queste sono le concentrazioni di CO2 diciamo, storiche, che seguono in gran parte, non in modo lineare, la crescita del PIL e della popolazione. L'obiettivo chiaramente è ridurre le emissioni in senso generale, sia i gas serra, sia gli inquinanti, sia i rifiuti nello sviluppo economico. Cito anche da un po' da economista, appunto, che si occupa di ambiente, il tema del valore di mercato di alcune risorse. Ho scoperto che ancora non è così noto il fatto che il prezzo della CO2, ad esempio, stia crescendo in base a una direttiva del 2003. Il prezzo non è l'unica determinante della sostenibilità, però siamo di fronte a scenari, questo lo dico a livello di studi settoriali di impresa, impatti sull'innovazione, che potranno essere tra i 200 e i 400 euro per tonnellata nei prossimi 10-15 anni. Oggi siamo a 100, partendo dai 20 del pre-Covid. Quindi innovazione determinata dai prezzi, dai cambiamenti comportamentali, dalle strategie di impresa, è innovazione che nel suo input principale vede l'R&D, la ricerca e sviluppo delle imprese, dei settori e dei paesi, con una forte eterogeneità. Questo è un grafico che porto da anni, dove sui colori di Excel non sono evidentissimi, ma i dati sono disponibili su Eurostat. La crescita che vedete è la crescita della Sud Corea, che non è un miracolo economico, è semplicemente un paese che ha investito in ricerca e sviluppo. E abbiamo alcuni paesi europei vicini all'agenda di Lisbona del 3% di 20 anni fa, e altri paesi che invece sono, compresa l'Italia, su posizioni più arretrate. Parlo di ricerca e sviluppo perché non è l'unica determinante, ma è quella principale di crescita, sviluppo, innovazione, e quindi è anche un fattore di assorbimento di conoscenza esterna. Quindi avere ricerca e sviluppo, appunto, consente di assorbire, non solo di sviluppare brevetti, ma anche di assorbire conoscenze e adottare le conoscenze. La situazione europea, chiudo con un dato di realismo, non è né pessimismo né ottimismo, è un auspicio. La situazione dell'Europa ancora è in media, non vicina all'agenda di Lisbona del 3%, e questo crea, da opinione personale, delle barriere di sviluppo e di crescita, e i dati stanno aumentando. Però vado verso la conclusione: la differenza con altre aree, Stati Uniti, Giappone, citavo Sud Corea, è comunque rilevante. Chiudo con ultimi dati che vedevo ieri, e questo è appunto un auspicio, perché è vero che il lato italiano è in incremento, però siamo ancora all'1,5% rispetto a un possibile obiettivo del 3%. E qua avete i dati sia pro capite sia in percentuale del PIL, della ricerca e sviluppo, e l'auspicio è che grazie agli investimenti pubblici e investimenti privati, il corpo della determinante principale dell'innovazione possa essere più robusto nei prossimi anni,
e torno al punto iniziale. Quindi il punto è che, soprattutto grazie a innovazione, il tema uno dei temi della ricerca, appunto, qual è il modello di capitalismo che meglio può affrontare queste sfide e quale biodiversità appunto, di modelli di capitalismo, profit, non profit, cooperativi, possono affrontare queste sfide. Grazie dell'attenzione. Ah, perfetto, bene. Come accade sempre ormai online, il microfono non funziona. Però, dicevo, ringrazio il direttore per la sua presentazione. Sicuramente questi dati sono molto interessanti, ma l'obiettivo di quello che noi cerchiamo anche di fare è di capire e collaborare con le stesse cooperative da vari paesi sul come loro stanno approcciando un po' affrontando questa transizione, anche questo modello capitalistico, ma è molto importante. Sul nostro sito, appunto, ci sono già dei questionari presenti, si richiede sempre alle cooperative locali di donare il loro tempo, mettiamolo così, perché sappiamo anche che la ricerca richiede spesso anche le realtà locali di compilare questi questionari, ma hanno una loro importanza, quindi questo è il mio sorta di call out anche alle cooperative che magari ci stanno ascoltando. E parlando appunto di collaborazione e dati, ho il piacere di presentarvi il prossimo relatore, Mattia Granata, presidente di Centro Studi, Area Studi appunto di Roma, con cui collaboriamo per la raccolta dei dati. Già abbiamo avuto modo di collaborare insieme. E la cooperazione ovviamente sappiamo essere molto importante, quindi buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno. Buongiorno, A te la parola. grazie Massimiliano, grazie a tutti voi. Molto rapidamente cerco di apportare, diciamo, anch'io qualche contributo alla discussione, all'evoluzione di queste tappe che ormai sono periodiche tra noi ed è bene, insomma, anche per i motivi con cui concluderò questo mio breve intervento. Allora, intanto le cooperative, il movimento cooperativo partecipa a questa discussione su quale sia il modello migliore per favorire e diffondere anche le pratiche di sostenibilità nell'economia e nella società in modo non capitalistico. Allora direi non come alternativa al capitalismo, perché anche le aspirazioni egemoniche devono essere limitate, ma come cellula che cerca di diffondere pratiche non capitalistiche nell'economia di mercato. Questo filone che ormai è diventato la realtà non solo del nostro fare economia, ma del nostro vivere quotidiano e quindi questa attenzione alle pratiche di sostenibilità che ormai devono essere assolutamente non solo l'agenda del nostro agire imprenditoriale, ma del nostro appunto vivere civile, perché i riferimenti che faceva il professor Mazzanti prima non sono riferimenti così di occasione, ormai la realtà con cui noi ci confrontiamo è che devono essere, se non invertiti, rapidamente modificati, radicalmente modificati gli orientamenti, le prassi quotidiane che hanno segnato 2 secoli di sviluppo. Non c'è alternativa di fronte alle cose che abbiamo visto ieri in Emilia-Romagna e quindi in una regione dove tutto sommato la manutenzione, sebbene possa essere sempre di più e sempre perfettibile, non è a livelli di altri posti. Noi gli impatti terrificanti di questi ultimi di questi anni recenti e di questi ultimi 2 o 3 anni sul clima, sui fenomeni climatici estremi, eccetera, sono sotto i nostri occhi e purtroppo non solo sotto i nostri occhi, diciamo, sono proprio ormai entrate a far parte della nostra vita. Quindi gli indirizzi politici, quando dico politici non intendo qualcosa di lontano, ma gli indirizzi del movimento cooperativo e delle cooperative sono ormai da tempo
determinati da questa sensibilità, anche perché i valori cooperativi di responsabilità nei confronti dell'agire economico, anche nei confronti delle comunità circostanti e della società tutta in generale, sono particolarmente consonanti con questi valori e infatti hanno segnato non da oggi, diciamo, l'evoluzione del movimento cooperativo. In fondo tutte le pratiche di responsabilità, quelle che poi è stata definita la CSR, la responsabilità sociale, le pratiche consumeristiche, la diminuzione degli impatti, la diminuzione degli impatti negativi dell'agire economico sono da decenni patrimonio del movimento cooperativo. In questi anni però si è tentato di fare anche di più, cioè si è tentato di allineare in maniera robusta i principi e i valori del movimento cooperativo che determinano proprio le azioni strategiche anche delle imprese a l'agenda della sostenibilità con tutte le implicazioni che da ciò discende. Ora, io normalmente in questi incontri porto un problema che può sembrare minore e forse lo è, cioè come si svolge l'attività di studi in relazione a questa a questi fenomeni, ma a pensarci, visto che siamo, diciamo, in una sessione anche in cui qualche aspetto metodologico, tecnico può non essere può non annoiare troppo, diciamo, quindi mi prendo questa libertà, ed è la questione che riguarda i dati. Cioè, nel momento in cui noi parliamo di sostenibilità, di circolarità, eccetera, noi inevitabilmente cadiamo sul concetto cardine dell'impatto. E è insito nel concetto cardine dell'impatto la misurabilità, la metrica nel calcolo di questo impatto. Cioè, noi come calcoliamo un impatto? Dobbiamo avere dei dati che ci servono per capire come un'azione, appunto, impatta sull'ambiente, le persone, la società e così via, l'economia e così via, e dobbiamo avere una metrica che ci permetta di seguire l'evoluzione di questi fenomeni, sia per la loro evoluzione intrinseca, diciamo, endogena, sia per capire quanto le nostre azioni, che vanno dalla sensibilizzazione alla legislazione, all'imporre dei vincoli o degli indirizzi o degli orientamenti che stimolino queste pratiche, per capire per l'appunto come tutte queste azioni si concretizzino, cioè se abbiano successo, non successo, in che tempi e così via. Quindi occorrono dati, e i dati non esistono. I dati, e io apprezzo sempre molto, diciamo così, e siamo sempre molto in sintonia con il direttore Mazzanti, dal punto di vista macro possono essere in qualche modo ricostruiti e presentati come lui ha fatto, e darci le coordinate, i perimetri all'interno del quale noi ci collochiamo e che devono sovradeterminare le nostre azioni, ma poi la nostra vita è qualcosa di micro, diciamo, sia come sistema di imprese, sia come cittadini, sia come impresa singola che decide di agire in un determinato modo. E la conseguenza, l'impatto appunto di queste azioni deve essere misurato sulla base di dati che il più delle volte diciamo non esistono, perché è un fenomeno storicamente recente, non intendo che sia un fenomeno di oggi, ma storicamente recente, perché le banche dati non si costruiscono in un giorno, anche quando si comincia a costruirle, eccetera. Quindi, dal punto di vista del centro studi della Lega delle Cooperative, che sta in questa rete collaborativa con l'Università di Ferrara, con l'Università di Roma Tre, in questo progetto, diciamo, a cui siamo stati chiamati a far parte, il nostro apporto è stato innanzitutto cominciare a ragionare su come possano rilevarsi dati, accumularsi dati in serie storica che permettano di misurare e di interagire con questi fenomeni. Allora, se alcune tipologie di dati sono magari più semplici da
ottenere, altri richiedono proprio la costruzione di reti collaborative con soggetti che magari fanno mestieri tutti diversi, per tentare poi di stratificare serie di informazioni. Allora, nel nostro caso l'abbiamo fatto, per esempio, poi abbiamo studiato anche queste informazioni con il team che contribuisce a organizzare l'iniziativa di oggi. Abbiamo per esempio acquisito i dati sui rifiuti speciali prodotti dalle nostre imprese per capire come vengano prodotti, dove vadano a finire, come vengano trasportati e così via. Abbiamo insieme al GSE stiamo costruendo una banca dati sempre relativa alle nostre associate sull'energia, su come venga prodotta, consumata, distribuita energia, in particolare da fonti rinnovabili da parte delle nostre imprese. Insomma, stiamo cercando di integrare le banche dati che noi disponiamo, che sono tradizionalmente quelle dei bilanci e del lavoro, con altre banche dati che uno così su due piedi non ci pensa, ma sono quelle che servono per misurare appunto gli impatti delle azioni che facciamo e poi su queste basi elaborare nuove strategie che o li correggano o le correggano o le indirizzino verso miglioramenti ulteriori. Questo è per quello che riguarda la nostra attività ed è un'attività, come del resto tutti i ragionamenti che stiamo facendo, che sono necessariamente e utilmente, dico io, incentrati sul lato produzione. Come produciamo energia rinnovabile, come le nostre imprese utilizzano fonti a impatto minore, come esercitano questa loro sensibilità. Poi però c'è anche un lato che spesso viene trascurato ed è ancora più difficile da misurare, ed è il lato dei consumatori. E il lato dei consumatori è più evanescente, è più veramente difficile da misurare, perché è legato a percezioni, a culture, a sensibilità ancora meno concrete, se vogliamo, di quelle delle imprese, che comunque sono determinate da atti concreti, quotidiani, da modalità e scelte produttive anche. Quelle dei consumatori sono spesso più evanescenti. Allora, noi abbiamo tentato proprio in questi giorni entrare anche in questa area per tentare di cominciare a misurare anche qui dei perimetri, non necessariamente legati in questo caso all'energia su cui è l'accento nel nostro incontro di oggi, ma che a mio avviso si integrano molto quei ragionamenti che si possono svolgere in questa sede. Allora, noi partecipando a questo incontro della CEN, della CEN, la Circular Economy Network, l'altro giorno abbiamo presentato una ricerca che abbiamo svolto insieme a loro e al nostro partner Ipsos sulle scelte dei consumatori rispetto all'economia circolare. Allora, come dicevo, qui il lato energia è meno esplicito, però è chiaro che si integra, per esempio, in maniera benché indiretta ma molto visibile, con le scelte relative ai trasporti, alla mobilità, alla mobilità leggera e così via. E rispetto a questo abbiamo, a mio avviso, avuto delle informazioni che è abbastanza interessante incrociare, benché appunto a livello micro, con i ragionamenti che abbiamo svolto in questo team. E lì verifichiamo intanto che la sensibilità nel nostro paese rispetto ad altri paesi per le tematiche che stiamo affrontando è una sensibilità che parte da livelli anche più alti, cioè ci sono chiaroscuri, ma fra i chiari c'è una certa consapevolezza diffusa che i comportamenti di consumo legati a sensibilità connesse alla sostenibilità e quindi alla circolarità sono comunque importanti,
E rispetto appunto ad altri contesti, noi abbiamo verificato che questa base di partenza, naturalmente con legami molto stretti con i livelli di istruzione, con l'età e così via, sono livelli di partenza piuttosto alti. E sono livelli che, oltre a essere alti, si proiettano nel futuro, e quindi ognuno dice che la propria propensione a attuare scelte di economia circolare, di risparmio, di condivisione, di minore impatto, sta aumentando, e quindi nell'immediato futuro prevede appunto che le proprie scelte di consumo saranno molto più sensibili rispetto a queste propensioni. Poi ci sono degli scuri, e gli scuri sono, per esempio, che è molto forte il proprio legame a una scelta di consumo tradizionale. È un'apparente contraddizione, ma di fatto quello che ci dice l'opinione pubblica rispetto a questi temi è che in molti sanno che questa cosa è giusta, pensano che nel futuro si comporteranno sempre di più in coerenza con questa loro consapevolezza, tuttavia non lo fanno. Ora, che spazio apre per le politiche, per anche il nostro lavoro di ricerca, come diceva Asia, secondo me molto correttamente in premessa, di divulgazione del lavoro di ricerca che viene fatto? Che spazio apre? Apre lo spazio che, oltre a studiare e a effettuare delle raccomandazioni rispetto a queste scelte, che siano imprenditoriali o che siano di consumo, che poi sono le due facce della stessa medaglia, evidentemente, perché l'uno traina l'altro, l'uno interferisce con l'altro, si apre uno spazio in cui, appunto, oltre a raccomandazioni, oltre a politiche, bisogna agire culturalmente, perché è chiaro che tanto nelle scelte dell'impresa quanto nelle scelte del consumatore bisogna costruire una sorta di cinghia di trasmissione tra un comportamento che tutti sanno, o molti sanno, che è un comportamento giusto, e la traduzione in pratica di questo comportamento. Cioè, io lo so che se vado da Enostra a comprare dell'energia prodotta e distribuita in quel modo, sto facendo una cosa giusta. Tuttavia, per inerzia, per pigrizia, per non aver ancora aggiornato i miei file, continuo a acquistare e consumare energia prodotta in altro modo. Ecco, qui in mezzo c'è un lavoro culturale. Quando dico culturale, non è che butto la palla in tribuna e dico qualcosa di evanescente, mi riferisco a qualcosa di evanescente, mi riferisco a qualcosa di molto concreto, cioè bisogna trovare il modo per cui questa consapevolezza diffusa, e più diffusa che in altri posti, diventi realtà anche all'interno delle nostre imprese. È un po', lo dico con un esempio e vado a chiudere, come quando noi sappiamo che molto più che in altre generazioni, la generazione Z, diciamo, la generazione dei giovani di adesso, sa che fa male bere, fa male fumare, ma beve e fuma perché tutto sommato vede questo problema come un problema sarà un problema futuro. Invece le varie campagne che vengono attuate sono campagne appunto di sensibilizzazione, campagne culturali, lavorano sul tentativo di connettere le cause-effetto, di connettere i comportamenti quotidiani alle consapevolezze che poi ognuno di noi ha. Allora, e qui chiudo, noi come abbiamo verificato che questa cinghia di trasmissione si realizza, per esempio, proprio collaborando all'interno di questo team? Quando abbiamo condotto per due volte, questa estate la rileveremo per la terza volta, una ricerca, diciamo, sui comportamenti e le scelte delle nostre imprese, verificando che negli ultimi 2-3 anni l'autoproduzione di energia, il consumo di energia rinnovabile, eccetera, eccetera, quindi tutta questa partita è molto aumentata in breve tempo. Ed è evidente che è aumentata in breve tempo sotto la scure della necessità, perché l'aumento dei costi dell'energia in questa fase di ripresa post-pandemica
ha impattato molto forte sulle imprese, e le imprese in brevissimo tempo, molte imprese si sono orientate su forme di autoproduzione proprio per abbassare questi costi. Quindi è una palette complicata di misure per intervenire, appunto, che va dalle raccomandazioni alle leggi a un lavoro culturale di cui, a mio avviso, questa iniziativa di oggi e più in generale diciamo la collaborazione che siamo riusciti a mettere in piedi tra un sistema di imprese, delle università e dei ricercatori e dei practitioners che ci circondano e che lavorano con noi, è una tappa certamente molto utile. Spero di aver detto delle cose che contribuiscono alla discussione e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie dottore, a presto allora. E sicuramente sono stati messi dei punti molto importanti che riguardano appunto sempre la comunicazione e l'informazione alla base, motivo per cui organizziamo questi seminari, motivo per cui vogliamo parlare con le realtà locali, motivo per cui siamo anche a conoscenza del fatto che la ricerca dimostri che anche gli esperti che devono sostenere le cooperative verso la transizione, appunto se parliamo di energia, spesso non è facile, o la scelta di imprenditori magari a creare un modello cooperativo spesso può essere un po' più complicato se non si è anche circondato da persone che sanno come sostenere nella creazione di una cooperativa, per esempio, una cosa che è risultato lo stesso lo studio anche degli stessi membri, quindi una questione che appunto porterà avanti anche la dottoressa Colessi, che è la prossima relatrice, che parla da È Nostra, e lei parlerà appunto dei membri, ma questo è anche un altro punto di cui noi vogliamo affrontare, che è come una governance all'interno di una cooperativa possa aiutare le scelte della cooperativa stessa verso la transizione energetica, verso una scelta di un modello che possa essere più sostenibile, è anche il motivo per come mai questo modello è effettivamente così e come mai invece può non esserlo, o comunque ci devono essere la comprensione di questi, quelli che sono questi fattori anche che aiutano la crescita di questi modelli. Quindi io ho il piacere allora di portare una realtà locale, ho piacere di presentarvi socia e membro del consiglio di amministrazione di È Nostra, la dottoressa Sara Golessi, a cui do la parola, quindi grazie per essere con noi oggi. Grazie Asia, buongiorno a tutti, colgo diciamo il gancio appunto che ha lanciato il relatore precedente, che ci ha citato e ci ha tirato in ballo per raccontarvi appunto quella che è l'esperienza della cooperativa È Nostra, di cui appunto, come diceva Asia, io sono socia, ma dall'anno scorso sono anche membro del consiglio di amministrazione, quindi diciamo ho un po' entrambi i punti di vista, no? Di chi gestisce la cooperativa, ma anche di chi la vive come socio in prima persona, già da prima in qualche modo. Vi racconto brevemente chi è la cooperativa È Nostra, cosa, che attività svolgiamo. È una cooperativa che produce e fornisce, quindi vende energia 100% rinnovabile, etica e sostenibile ai propri soci. Diciamo gli aggettivi etica e sostenibile li abbiamo aggiunti perché poniamo particolare attenzione al fatto che gli impianti da cui viene prodotta l'energia, che in parte produciamo direttamente o in parte acquistiamo, rispettino dei criteri di eticità e sostenibilità ulteriori rispetto alla semplice classificazione come fonti di energia rinnovabile. Ci impegniamo anche chiaramente a realizzare nuovi impianti, per questo stiamo anche raccogliendo del capitale di sovvenzione dei nostri soci, proprio per realizzare dei impianti che siano effettivamente collettivi, di proprietà di tutti i soci. Scusate si legge male nella parte in alto, ma sostanzialmente un'altra delle attività che svolgiamo da vari anni, diversi anni, e che negli anni scorsi in Italia con il super bonus, il sistema del Superbonus ha avuto un forte rilancio, è anche fornire assistenza e consulenza per la realizzazione di interventi di risparmio energetico. Sembra un po' un controsenso perché noi vendiamo energia, ma dal nostro punto di vista l'energia non consumata, risparmiata, è sicuramente quella più sostenibile, quindi comunque l'invito ai soci è sempre quello di consumare meno energia, che mi rendo conto è un messaggio un po' controcorrente rispetto a quello che potrebbero mandare gli altri venditori sul mercato, però dal nostro punto di vista è più corretto eticamente in questo senso. Ovviamente, come un po' tutti i soggetti attivi in questo campo, svolgiamo anche attività di
sensibilizzazione innanzitutto, di informazione, ma anche di formazione, soprattutto rivolta a alcuni soggetti come per esempio i consumatori vulnerabili o poi lo vedremo anche le comunità energetiche locali. E appunto in ultimo, ma non ultimo, anzi in realtà negli ultimi due anni questa attività è cresciuta molto all'interno della cooperativa, forniamo diciamo assistenza, consulenza alla creazione di comunità energetiche rinnovabili a livello locale, molto locale, quindi di comune o piccole o a volte anche gruppi di cittadini che si attivano a livello locale per costituire delle comunità energetiche rinnovabili e poi vedremo un po' meglio di cosa si tratta. Vado un po', faccio un passo indietro, le nostre radici, da dove siamo nati, da dove è nata la cooperativa Enostra. Enostra è una cooperativa che è nata nel 2014, è stata formalmente costituita nel 2014, quindi non sono passati nemmeno 10 anni da quando è nata la cooperativa. È nata nell'ambito di un progetto europeo, uno dei famosi Horizon 2020 ancora, che si chiamava RESCOP 2020, che è quello che vedete diciamo indicato in alto. E poi insieme ad alcuni partner abbiamo proseguito diciamo, il percorso in un successivo progetto europeo, RESCOP Plus, che ha permesso insomma, di ampliare un po' le competenze, ma anche il tipo di servizi che le cooperative offrivano. Cosa è successo nell'ambito di questi due progetti? In quell'epoca, stiamo parlando del 2012, in Italia si parlava già molto di rinnovabili, però era ancora molto forte il cosiddetto effetto NIMBY, cioè tutti volevano le rinnovabili, ma nessuno le voleva sostanzialmente a casa propria. E quindi ci siamo resi conto che, osservando anche un po' quello che succedeva all'estero, il far sì che le iniziative nascessero direttamente dai cittadini, dal territorio, dalle comunità, faceva sì che si potesse più facilmente superare questo effetto NIMBY. E quindi ci siamo confrontati con soggetti che in altri paesi europei, soprattutto del nord Europa, dove c'è un'esperienza probabilmente più lunga, più vasta su queste iniziative dal basso, iniziative collettive, ma anche paesi della Francia, con la Spagna, insomma ci siamo confrontati con altre realtà, con altre cooperative energetiche che erano già nate in quei paesi e alla fine di questo percorso, appunto nel 2014, è nata la cooperativa Enostra. Quello che scoraggiava un po' tutti all'inizio è che tutti dicevano che finché non raggiungevamo diciamo, la soglia dei 5.000 clienti era di fatto impossibile attivare l'attività di fornitura dell'energia perché il mercato elettrico è un settore comunque molto complesso che richiede di dare giustamente ai consumatori anche delle garanzie molto forti, per cui non è una cosa da prendere sotto piede, però in qualche modo siamo riusciti a partire nel 2014. In questo grafico vedete un po' riportate le principali tappe anno per anno, diciamo gli eventi principali della nostra storia. La cooperativa, come vi dicevo, è stata costituita nel 2014, ma siamo riusciti a iniziare a vendere, avviare l'attività di fornitura nel 2016, quindi insomma comunque è un percorso che ha richiesto a sua volta del tempo. Dal 2015 però siamo diventati membri della Federazione Europea delle Cooperative Rinnovabili, RESCOP, che ha sede a Bruxelles e di cui siamo ovviamente tuttora membri e che è appunto un contesto nel quale tuttora ci confrontiamo con le altre cooperative, con le problematiche di recepimento delle diverse direttive sulle rinnovabili o insomma altre direttive che impattano la nostra attività e quindi sicuramente il fatto di avere degli interlocutori come noi, come una cooperativa come noi, con cui potersi confrontare è sicuramente diciamo, un contesto molto favorevole e molto utile per noi. A partire dal 2017-18 c'è stato un percorso di fusione con un'altra cooperativa che si chiamava Rete Energie, che era nata già in precedenza rispetto a Enostra e sostanzialmente si occupava solo di produzione di energia rinnovabile, quindi investiva il capitale dei soci nella realizzazione di impianti, ma non poteva vendere l'energia prodotta da questi impianti ai propri soci, quindi non riusciva a chiudere in qualche modo il cerchio. Con la fusione fra Rete Energie e Enostra è stato appunto possibile chiudere questo cerchio, noi abbiamo acquisito gli impianti di proprietà della cooperativa Rete Energie e quindi abbiamo dei nostri impianti da cui produciamo energia. Parte la dobbiamo acquistare dal mercato perché, diciamo per sfortuna, il numero di soci sta aumentando molto più velocemente di quanto noi riusciamo a realizzare nuovi impianti o acquisire nuovi impianti. Quindi parte dell'energia la acquistiamo sul mercato elettrico con le garanzie di origine, però siamo in grado di fornire comunque energia 100% rinnovabile ai nostri soci.
E nel 2021 siamo stati in grado, appunto, grazie al capitale raccolto dai soci, di costruire, di inaugurare la prima turbina eolica collettiva, una singola turbina, la chiamiamo impianto eolico, ma una singola turbina di poco meno di un megawatt vicino a Gubbio, che è stata costruita, finanziata proprio dal contributo dei soci. Quindi effettivamente a tutti gli effetti i soci, diciamo, che hanno investito in questa iniziativa la considerano un po' la loro turbina, come se avessero affittato, lasciatemi passare l'espressione, un pezzo di questo impianto. Che cos'è però una cooperativa energetica rinnovabile? Diciamo, all'interno del panorama delle cooperative, le RESCOP, così appunto vengono definite, insomma, anche in ambito europeo, sono sostanzialmente un modello di impresa, cioè la cooperativa è, fra i vari possibili fornitori di energia, un modello di impresa che si ispira ai 7 principi della cooperazione, appunto definiti dall'ICA, dalla International Cooperative Alliance. Non sto adesso a leggerveli tutti perché immagino che, insomma, siano abbastanza noti agli uditori di questo contesto, però insomma vedete riportati qua alcuni termini che sono abbastanza chiave, quindi l'adesione libera e volontaria, il controllo democratico, l'autonomia e l'indipendenza e anche la cooperazione fra cooperative, nonché l'ultimo anche l'interesse verso la comunità. Ora poi vi spiego perché, diciamo, li ho riportati esplicitamente, e questo però, diciamo, rappresenta un po' la cornice, no? Il quadro teorico a cui tutte le cooperative energetiche in qualche modo si ispirano. Quello che noi come cooperativa abbiamo visto che risulta fondamentale nella nostra attività di tutti i giorni e nel rapporto con i soci sono un po' questi tre elementi che vi ho riportato in questa slide, affiancati da una fotografia che rappresenta un momento significativo appunto nella vita della cooperativa. Innanzitutto il fatto appunto che l'impresa, la cooperativa come impresa, non persegue il profitto ma lo scopo mutualistico, che vi dirò io è un concetto a cui ho fatto fatica inizialmente quando ho iniziato a lavorare nella nostra, a capire come, diciamo, interpretare esattamente, e a volte non è, diciamo, banale spiegarlo nemmeno all'esterno, veniamo percepiti come un operatore commerciale qualunque, cosa che assolutamente non è. Uno degli elementi appunto che qualifica il fatto che la cooperativa non persegua il profitto ma l'interesse dei propri soci è stata la possibilità di istituire questa tariffa per i nostri soci investitori, i soci che hanno partecipato alla costruzione dell'impianto eolico, che è quello che vedete dietro le persone là in alto, è la base della turbina eolica con il giorno dell'inaugurazione. È una tariffa appunto che noi abbiamo attivato apposta per i soci sovventori e che ha delle caratteristiche particolarmente convenienti, quindi invece di guadagnarci di più la cooperativa ha deciso di ridistribuire in qualche modo il guadagno dalla vendita dell'energia prodotta da quell'impianto sui soci, abbassando leggermente per quanto possibile, insomma, poi sapete che negli ultimi due anni il mercato elettrico è impazzito, quindi abbassare e alzare è sempre un concetto relativo, però garantendo comunque delle condizioni che noi riteniamo vantaggiose per i nostri soci. Un altro elemento fondamentale è che il fatto che i soci si sentono parte dell'impresa e per questo motivo costituiscono anche la sua principale risorsa. Quella che vi ho messo qua è una foto tratta dai social. Quando abbiamo appunto lanciato questa nuova tariffa dedicata ai soci sovventori, abbiamo chiesto ai primi soci che avevano aderito a questa campagna di sovvenzione se volevano in qualche modo metterci la faccia per raccontare agli altri soci che loro appunto avevano aderito a questa iniziativa e invogliarli magari a fare lo stesso. È un'iniziativa che ha avuto molto successo, quindi abbiamo pubblicato poi sui nostri canali social varie fotografie dei soci che appunto ci mettevano la faccia e ognuno aveva scelto un proprio slogan in qualche modo per pubblicizzare questa iniziativa. E quindi sicuramente, insomma, ci ha fatto molto piacere che non solo i soliti soci, magari molto affezionati, ma anche altre persone nuove che si erano avvicinate più di recente alla cooperativa fossero contenti di metterci la faccia per sostenere e supportare l'attività della cooperativa. E non ultimo, chiaramente, il fatto che la trasparenza e la condivisione siano elementi essenziali per costruire il senso di appartenenza, ma anche guadagnare la fiducia dei soci. Cioè noi percepiamo molto il fatto che i soci si fidino della cooperativa e questa è una cosa che spesso ci viene anche comunicata per scritto
o riferita a voce alle persone che rispondono al numero verde. Ora non so quanti di voi, io sono ultimamente veramente subissata dalle telefonate degli operatori telefonici che cercano di far cambiare il, appunto, il contratto delle bollette elettriche. La cooperativa ovviamente per scelta non telefona mai a casa dei soci, aspettiamo che siano sempre i soci a chiamarci perché hanno bisogno. Questa cosa viene chiaramente molto gradita, ma sono i soci stessi, per esempio, che ci segnalano quando magari ci sono dei tentativi di truffa, piuttosto che viene usato impropriamente il nome della cooperativa, e spesso quando chiamano anche solo per chiedere informazioni ringraziano dell'attenzione che gli operatori del numero verde dedicano a tutti i soci, il tempo, proprio l'attenzione, la cura in qualche modo che viene dedicata a loro. E adesso diciamo, vengo all'altro elemento di cui volevo parlarvi oggi, le comunità energetiche rinnovabili. Come vi dicevo all'inizio nella prima slide, dal 2020, appena diciamo, la normativa italiana ha in qualche modo recepito ufficialmente questo concetto di comunità energetica rinnovabile, la cooperativa si è attivata per creare al proprio interno un team di esperti che fornivano diciamo, supporto, consulenza alle iniziative di comunità locali che volevano costituire una CER. Che cos'è una comunità energetica rinnovabile? Non so, diciamo, non conosco bene, non riuscendo a vedere purtroppo il pubblico, non è facile sapere a chi ci si sta rivolgendo. È un, diciamo, un concetto che esisteva probabilmente da molto tempo, ma che è stato formalizzato nella normativa, in particolare dalla normativa europea, la cosiddetta direttiva rinnovabili 2, e che in qualche modo l'ha istituzionalizzato. Cioè, cosa sono le comunità energetiche rinnovabili? Sono dei gruppi di cittadini, ma non solo, come vedete nell'ultimo punto di questa slide, possono farne parte anche gli enti locali, le piccole e medie imprese, le associazioni, gli enti di ricerca religiosi, quindi insomma sono comunità di soggetti che si mettono insieme per produrre energia rinnovabile, per consumarla in modo condiviso, ma anche per accumularla e venderla, per esempio, ad altri soggetti. Sono soggetti, diciamo, giuridici, devono avere una qualifica di soggetto giuridico, sono basati sulla partecipazione aperta e volontaria, sono controllati dai membri degli azionisti, hanno come principale obiettivo, questo è il penultimo punto, quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello dei propri membri, diciamo, o della comunità locale all'interno della quale operano. Quindi in qualche modo, se vedete questi punti, vedete che ricalcano abbastanza quelli che vi ho fatto vedere nelle due slide fa, diciamo, torno un secondo indietro, quelli a cui appunto si ispirano le cooperative energetiche, quelli definiti dall'International Cooperative Alliance, l'adesione libera e volontaria, il controllo democratico da parte dei soci, l'interesse verso la comunità. Quindi c'è un forte parallelismo fra il concetto di cooperativa energetica rinnovabile, che può essere su una scala geografica anche molto ampia, nostra per esempio a soci distribuiti in tutta Italia, a iniziative invece molto più locali come le comunità energetiche rinnovabili. Questo è il motivo per cui come cooperativa ci siamo sentiti in qualche modo chiamati in causa, abbiamo sentito di voler dare un nostro contributo alla costituzione di queste iniziative, che non sentiamo in concorrenza con la nostra iniziativa, ma anzi in qualche modo pensiamo possano essere sinergiche, perché anche a livello locale creano un contesto favorevole per la transizione energetica. Adesso questa slide ve l'ho messa giusto così per documentazione, se poi vi interessa guardarla con calma, racconta un po' quella che è stata l'evoluzione normativa a livello italiano rispetto al recepimento della direttiva europea. Una volta tanto, diciamo, l'Italia ha voluto essere virtuosa e quindi ha dato un recepimento molto rapido alla direttiva europea, però transitorio, provvisorio in qualche modo, quindi non completo, con delle limitazioni, e lo scopo era quello di sperimentare, testare questo nuovo modello per capire quale potessero essere magari degli input utili nel recepimento finale per ottimizzare e rendere efficiente questo nuovo modello energetico. Questi sono una mappa dell'Italia, sono i progetti con cui sta collaborando la cooperativa Enostra, giusto per darvi un'idea anche di dove sono distribuite, danno un po' un'indicazione anche probabilmente di quali sono le regioni italiane che sono più attive su questa tematica, su cui magari c'è anche
ci sono dei bandi regionali che supportano la creazione di queste comunità, piuttosto che ci sono dei centri di ricerca appunto che mettono a disposizione informazioni e dati, quindi in qualche modo c'è un supporto locale. Quelle riportate in blu sono iniziative che sono nate dagli enti locali, quindi piccoli comuni che si sono attivati per costituire queste comunità energetiche per venire incontro a vari bisogni, non solo quello energetico in senso stretto o economico, appunto ridurre magari le bollette dei propri cittadini, ma anche ci sono per esempio quelle che vedete in Sardegna nelle regioni interne è molto forte il problema dello spopolamento, quindi anche per venire incontro a questo tipo di problematiche un'iniziativa trasversale, interdisciplinare in qualche modo come può essere quella della creazione di una comunità energetica può apportare ovviamente dei benefici. Vabbè, queste sono un po' le fasi, no? Si parte chiaramente da uno studio di fattibilità, quindi un punto di vista un po' più tecnico per capire se ci sono le condizioni per costituire una comunità energetica, si coinvolgono i cittadini, quindi si raccolgono delle manifestazioni di interesse per capire se c'è un interesse davvero, perché magari è il comune che si fa promotore, ma se poi i cittadini non sono interessati, chiaramente il modello non può essere implementato. Vengono realizzati gli impianti, diciamo, fotovoltaici è il caso più comune perché è la tecnologia un po' più semplice probabilmente da realizzare, più veloce anche a livello di iter autorizzativo, e poi viene attivata la comunità energetica vera e propria, con tanto di registrazione sul portale del GSE che riconosce poi una sorta di incentivo a questo tipo di iniziative. Perché Enostra si è messa, diciamo, in gioco? Innanzitutto l'obiettivo, ci premeva che i benefici, che come abbiamo visto possono essere economici, sociali, ma anche ambientali, rimangano effettivamente sul territorio. Visto che, diciamo, questa tematica delle comunità energetiche rinnovabili in questo momento è un cosiddetto topic, molti soggetti ci si stanno buttando, da studi di consulenza a progettisti a associazioni anche varie, a ovviamente grandi player del mercato elettrico, noi proponiamo, diciamo, un approccio che è chiaramente in linea con il nostro modello cooperativo, quindi vogliamo, diciamo, assicurarci che appunto i benefici restino alla comunità locale, e l'approccio che utilizziamo per cercare di garantire il raggiungimento di questo obiettivo è quello sia di proporre chiaramente un modello il più possibile democratico, basato sulla partecipazione e la collaborazione dei membri, la condivisione di risorse, ad esempio l'inclusione, sia un approccio basato sulla trasparenza e l'imparzialità, nel senso che noi ci studiamo un attimino il caso locale, presentiamo diversi scenari, evidenziando chiaramente quelli che possono essere i benefici e le criticità della singola situazione, però lasciamo che siano poi i cittadini a decidere su quale scenario optare. Questo, per esempio, faccio un esempio un po' concreto perché magari non è chiaro, riguarda come si condividono i benefici economici. Si può decidere che tutti i membri della comunità energetica ricevano indietro una sorta di, chiamiamolo, sconto in bolletta proporzionale a quello che è stato effettivamente il loro consumo. Si può decidere che invece ci sono dei membri della comunità energetica che non hanno bisogno effettivamente di un ristoro economico, perché insomma non hanno una condizione di disagio economico, e decidono di lasciare il proprio beneficio economico a vantaggio di altri consumatori vulnerabili o di altri progetti che generano benefici a livello territoriale, non per forza solo i membri della comunità energetica stessa. E qua veniamo, diciamo, a un elemento abbastanza critico, la forma giuridica. Come abbiamo visto, la direttiva europea stabilisce che le comunità energetiche rinnovabili devono costituirsi come un soggetto giuridico, però non dicono di che tipo, lasciano, diciamo, abbastanza libertà di scelta, anche perché chiaramente sono direttive che devono essere recepite in paesi diversi, quindi non è detto che, diciamo, la normativa locale, nazionale, poi imponga già dei limiti su questo tipo di iniziative. E quindi bisognerà capire adesso a livello nazionale che tipo di soggetto giuridico è più opportuno nel momento in cui si va a costituire una comunità energetica rinnovabile. Questo, secondo noi, dall'esperienza che abbiamo avuto noi, insomma, in tutte queste comunità con cui stiamo lavorando, dipende da una serie di fattori che vi ho elencato lì, qua sotto, insomma,
per esempio il numero e la dimensione degli impianti, il numero dei membri della comunità energetica, ma anche il tipo di soggetti coinvolti, un conto se sono iniziative solo di cittadini, un conto se entrano anche le imprese e gli enti locali. Questo per dirvi cosa? Che al momento la maggior parte delle comunità si è costituita sotto forma di ETS, ente del terzo settore. Qua vedete elencati, diciamo, sulla sinistra della slide la parte che riguarda appunto gli ETS, sulla destra quella delle cooperative. Però riteniamo che in prospettiva, all'aumentare della grandezza delle iniziative, all'aumentare del numero di membri, all'aumentare della complessità in qualche modo, quindi il tipo di impianti, il tipo di tecnologie, eccetera, presumibilmente la cooperativa sarà il modello più adatto, proprio perché abbiamo visto dal primo parallelo che effettivamente c'è una forte convergenza di valori, di principi alla base di questo tipo di iniziative. E quindi presumibilmente stiamo studiando, ci stiamo confrontando appunto con Lega Coop e con altre istituzioni del mondo cooperativo per capire un attimino come tradurre il modello cooperativo rispetto al modello energetico, rispetto al sistema energetico. Diciamo, ci sono alcuni tecnicismi, insomma, che vanno recepiti, alcuni vincoli che sono imposti dalla normativa che non sono sempre coerenti con quello che prevede la normativa sulle cooperative. E vi porto adesso in conclusione questi due esempi, sono due progetti in particolare fra i tanti che erano riportati sulla mappa su cui stiamo lavorando, in cui si è costituita una sorta di filiera cooperativa, come l'ha definita Pierpaolo Forello di Unihabita in un incontro che abbiamo avuto di recente, nel senso che sia il committente iniziale, che è appunto Unihabita, una cooperativa di abitanti, sia Enostra come partner tecnico, sia Coop Fond come partner finanziario, che fornisce il finanziamento all'iniziativa, provengono tutti dal mondo cooperativo. E questa filiera, questo fil rouge che unisce tutti i soggetti che lavorano a questa iniziativa, chiaramente ha permesso di partire da una base di valori comuni e di costruire delle sinergie ulteriori rispetto alle altre iniziative che stiamo seguendo. Questo appunto è un progetto che si sta sviluppando adesso su Milano, sugli stabili delle cooperative Unihabita. Una situazione simile in qualche modo, gemella, è quella che stiamo portando avanti invece con Lega Coop Romagna. Anche in questo caso Lega Coop è stato il soggetto promotore, il contenitore di questa iniziativa, che ha chiamato in causa Enostra come partner tecnico per avere un supporto alla partenza di queste iniziative. E in questo caso invece i finanziamenti, ancora siamo in una fase un po' preliminare, quindi non è chiaro se verranno chiesti a Coop Fond oppure a Banca Etica, che di nuovo fa parte della filiera cooperativa e in parte ha contribuito, adesso lo citavo qua, anche la regione Emilia Romagna, che appunto è una delle regioni che ha finanziato un bando specifico per le comunità energetiche. Chiudo con questa slide che utilizziamo spesso, diciamo, quando si parla di modello cooperativo e che fa vedere chiaramente come queste formichine, diciamo, si adoperino per far vedere, insomma, che collaborando si riescono a superare anche ostacoli più grandi di quello che ciascun operatore singolarmente potrebbe fare. E questo chiaramente rispecchia molto l'esperienza che abbiamo avuto come cooperativa Enostra dalla partenza. Tutti ci dicevano che prima dei 5.000 clienti in qualche modo non sarebbe stato possibile avviare l'attività di fornitura. Arrivati a 300 clienti, che erano poi soci della cooperativa, le persone che erano lì in quel momento hanno deciso di crederci e di in qualche modo far partire l'iniziativa, e effettivamente la cosa ha funzionato, ha avuto successo proprio perché tutti insieme collaborando sono riusciti ad avviare e a rilanciare, diciamo, verso il futuro questa iniziativa. Lascio la parola di nuovo a te, Asia. Grazie Sara, e direi che hai sollevato anche dei punti fondamentali che ci tengo a sottolineare, che l'energia rinnovabile e l'economia circolare non sempre sono sostenibili a priori, bisogna sapere anche come farlo e tenere in considerazione di più fattori, e spesso però questo si prende in considerazione come ovvio, ma non sempre è ovvio, quindi è molto importante il lavoro che fate anche nel ridare indietro a persone anche che non sono membri. Quindi questa è anche un'altra cosa che spesso si presume, che le cooperative sia sempre solo per i membri. È vero, a livello giuridico quello è una realtà, è uno dei fattori dello statuto, anche a livello legale, ma il bello anche di questo è di vedere che si può andare anche un po' oltre. Quindi magari mi permetto di comunque farti una domanda per curiosità, rubarti un po' più del tuo tempo, ed è
Magari se puoi menzionare una difficoltà, spesso si parla appunto delle cooperative, abbiamo modo di invitare grandi successi come il vostro, ma magari ci puoi parlare di una difficoltà e come l'avete superata, a parte magari l'inizio appunto che hai detto che le persone dicevano no, 5.000 perché se no, magari invece puoi menzionare comunque un altro, come in inglese forse il termine è migliore, challenge che poi avete affrontato, ecco. Ma diciamo ce ne sono tante perché chiaramente diciamo innanzitutto siamo un operatore comunque piccolo, nonostante adesso la cooperativa ha raggiunto in meno di 10 anni 12.000 soci, partendo da appunto 10 che erano i soci fondatori e siamo arrivati diciamo tre ordini di grandezza sopra ed è in continua crescita e è cresciuta anche durante una fase critica del settore energetico come sono stati gli ultimi diciamo 3 anni dal Covid in avanti sostanzialmente con il mercato elettrico impazzito. Sono tante diciamo le sfide e sono nel senso quando uno finisce di superarne una se ne presenta sempre un'altra, quindi la sfida più grande probabilmente è non smettere di crederci, essere un gruppo, una comunità di persone. Adesso noi non ci consideriamo una comunità energetica perché non rispecchiamo la definizione della normativa, però sicuramente ci sentiamo una comunità di soci che credono nell'iniziativa anche nel periodo critico, per esempio, in cui tanti operatori del mercato elettrico, soprattutto i piccoli nuovi che erano entrati grazie alla liberalizzazione del mercato, molti hanno dovuto chiudere perché avevano promesso delle tariffe fisse per un tot di anni e con i prezzi impazziti del mercato elettrico non ce l'hanno fatta, hanno dovuto chiudere. Noi abbiamo avuto invece una risposta molto positiva dai nostri soci, che appunto ci ha ulteriormente rincuorato e rafforzato nell'idea che la cosa, il modello funziona e condiviso. Molti soci hanno deciso di restare con noi, nonostante noi stessi abbiamo dovuto aumentare moltissimo il prezzo delle bollette, perché come dicevo purtroppo parte dell'energia la dobbiamo comprare dal mercato, non siamo in grado di autoprodurla. Su quella che autoproduciamo possiamo stabilire noi in qualche modo il prezzo, su quella che compriamo dal mercato dobbiamo adeguarci, altrimenti la cooperativa andrebbe in perdita. Però tanti soci ci hanno scritto per dirci restiamo con voi, vogliamo comunque credere nella vostra iniziativa, e anche quelli che hanno avuto difficoltà economica a pagare le bollette ci hanno chiamato per chiedere di rateizzarle, di dargli del tempo, ma che volevano pagare, cioè credevano nel fatto che essendo loro l'impresa, il fatto di continuare a pagare le bollette, a differenza magari di tante altre persone che hanno detto vabbè non ce la facciamo, vada a quel paese diciamo l'operatore energetico che ci fornisce l'energia, invece il fatto di sentirsi parte dell'iniziativa fa sì che la gente sia effettivamente affezionata e che si senta in dovere di ridare indietro quello che magari ha avuto nei momenti in cui c'era effettivamente un vantaggio da ridistribuire, mettiamola così. Per cui sicuramente son tante le sfide. Adesso sono cose anche abbastanza complesse da spiegare, però per esempio adesso nel mercato elettrico è stato introdotto un cosiddetto cap, nel senso un prezzo massimo, proprio per venire incontro alle esigenze dei consumatori. Questa iniziativa è stata applicata anche alla cooperativa, perché per chi gestisce il mercato elettrico noi siamo un operatore come gli altri, quindi non vedendo che in realtà noi non abbiamo avuto maggiori guadagni come gli altri operatori, perché abbiamo ridistribuito il guadagno fra i soci. Quindi questa essere una cooperativa in un mercato di player commerciali non sempre facile da spiegare, questo probabilmente è una delle sfide insomma, a cui tutti i giorni dobbiamo cercare di dare un riscontro. È anche una realtà tra i professionisti che dicevo prima, cioè l'idea dell'avere anche gli esperti come commercialisti o avvocati che sappiano gestire meglio quello che è per una cooperativa dei regolamenti apposta per voi. È una cosa che abbiamo avuto modo anche di sentire in altri paesi come nella regione Quebec, il fatto che spesso sono le agenzie esterne come possiamo paragonarlo appunto a Legacoop in Italia, sono loro stessi che devono andare da avvocati e commercialisti e dire scusate ma la cooperativa funziona così a livello fiscale, giuridico è questo, quindi la realtà è questa, non è come un altro player, anche se ovviamente giocate le regole anche degli altri player, questo spesso è un altro stigma, se mi posso permettere, le cooperative, che voi invece siate più adagiati, anzi per voi è tutto un beneficio e invece la realtà è che ci sono
pro e contro, come dicevi tu, cioè ognuno ha i propri contro, ma ovviamente le regole sono quelle, quindi niente. Grazie del tuo tempo, Sara, è stato bellissimo ascoltare la grazie vostra realtà. E ritorniamo ai nostri relatori, quindi ho il piacere di presentare il prossimo. È Giorgio Nanni, con cui appunto abbiamo anche collaborato, responsabile ambiente e energia di LegaCoop Nazionale. Dottore, grazie di essere con noi oggi. E, a lei la parola. Grazie, grazie a voi per l'invito, per questo tema, diciamo su questo tema molto interessante per quanto ci riguarda. Ma io mi rifaccio a quello che è stato appena detto dalla cooperativa, no? È emerso in maniera abbastanza forte. Quando la proprietà dell'impresa è dei soci, l'atteggiamento che hanno i soci è completamente diverso rispetto a quello dei clienti, ovviamente. E quindi c'è un interesse maggiore, ed è quello che cerchiamo di far capire anche quando dialoghiamo sul modello da utilizzare per le comunità energetiche. Ovviamente noi abbiamo la presunzione di ritenere che il modello cooperativo sia il modello più adatto alla gestione della comunità energetica, sia perché è in linea con quello che viene richiesto all'interno della direttiva europea, la RED 2, e per la traduzione che ha, diciamo, il recepimento della direttiva in Italia, sia perché è un soggetto che è in grado di gestire economicamente la comunità energetica, che comunque necessita di una gestione economica, forse anche dei flussi finanziari, ma che secondo noi dovrebbe essere anche un soggetto che gestisce gli impianti fotovoltaici. Noi immaginiamo una forma cooperativa per la gestione della comunità energetica, che sia quindi anche proprietaria degli impianti di produzione delle fonti rinnovabili. Questo non significa che debba essere proprietaria di tutti gli impianti presenti nella configurazione della CER, ma che sicuramente qualche impianto sia di proprietà della CER, e siano quegli impianti che consentono di avere un flusso di cassa certo e che renda la comunità energetica sostenibile a prescindere dagli incentivi che vengono erogati per l'energia condivisa. Quindi questa è la considerazione principale che stiamo facendo, e appunto mi conforta quello che è stato detto prima, proprio perché appunto il sottostante logico è esattamente questo: se un soggetto è proprietario dell'impianto di produzione, ha un interesse differente e diciamo anche la comunità stessa ha un'efficacia maggiore, perché se l'impianto sta fuori dalla comunità energetica come proprietà ed è messo solo nella disponibilità, beh, chi è proprietario dell'impianto tende a massimizzare il suo investimento e quindi favorisce il consumo. Dall'altra parte, se invece è la comunità stessa, i soci tendono a massimizzare il loro beneficio, il loro benessere, e quindi a consumare meglio l'energia autoprodotta, e quindi modificare i profili di consumo in base ai profili di produzione. E questo consente di diventare dei veri e propri prosumer, ovvero soggetti che producono e consumano contemporaneamente, non per forza essendo completamente proprietari del mezzo, ma per il tramite di una cooperativa. Quindi questo è il ragionamento che stiamo cercando di portare avanti. Poi ci saranno i colleghi di Coopfond che racconteranno nel dettaglio come questo sta avvenendo tramite il progetto Respira. Dal nostro punto di vista, proprio per sostenere questo
diciamo, questa soluzione, abbiamo messo a disposizione le nostre competenze, ma soprattutto una bozza di statuto per costituire le CER in forma cooperativa. Il nostro interesse, mi preme però sottolinearlo, non nasce oggi. Nel 2008 noi promuovemmo con Jeremy Rifkin a Rimini durante Cooperambiente, che era la fiera delle cooperative che si occupano di ambiente e energia, le cosiddette cooperative del sole, quindi un modello di gestione dell'energia distribuita a proprietà diffusa. Era il 2008, di comunità energetiche non ne parlava nessuno, era il momento in cui c'era il massimo degli incentivi per le fonti di energia rinnovabili. Se non ricordo male, l'incentivo per il fotovoltaico era di 340 euro megawattora, quindi molto di più rispetto ai 110 euro di oggi. È vero anche che all'epoca il fotovoltaico costava sicuramente molto di più dei costi attuali, però diciamo, lanciamo questo progetto, da lì nacquero alcune esperienze. La principale è la cooperativa di Melpignano, che è una prima esperienza di impianti fotovoltaici sui tetti dei soci di una cooperativa. Nacquero altre esperienze che oggi sarebbero diciamo, sicuramente considerate comunità energetiche anche all'avanguardia, ma che all'epoca furono sostanzialmente rese non completamente valorizzate, perché la normativa non prevedeva, per esempio, lo scambio sul posto virtuale. Quindi lanciamo un progetto, anzi fu realizzato da Legacoop Ravenna all'epoca, una cooperativa che si chiama Cooperativa del Sole, che è, diciamo, prevedeva ha realizzato un impianto da un megawatt su un ex discarica, e il beneficio doveva essere ribaltato sui soci della cooperativa, che dovevano essere anche cittadini. All'epoca noi, per fare in modo che questo progetto avesse il massimo del suo utilizzo, richiedevamo appunto uno scambio sul posto virtuale. All'epoca non era possibile, eravamo dei pionieri, anche, diciamo, nelle istituzioni sembrava che fosse un sogno non realizzabile. Oggi abbiamo l'energia condivisa. Quindi noi dal 2008 abbiamo lanciato questo perché ci crediamo, anche perché appunto normalmente le cooperative non producono energia da fonti fossili o con diciamo dal nucleare. Normalmente le cooperative, anche quelle storiche, producono energia elettrica da fonti rinnovabili, pensiamo all'idroelettrico, e quindi è evidente che il nostro interesse è su una forma di energia distribuita dove c'è una partecipazione tra pari soggetti che hanno pari dignità, e quindi ognuno magari è proprietario del proprio tetto, lo condivide con gli altri proprio per rispettare quello che è l'indicazione della direttiva europea, cioè quello che è il senso più profondo della direttiva europea, ovvero consentire alle rinnovabili di dare un vero contributo al sistema energetico europeo e nazionale. Uno dei problemi delle energie rinnovabili, infatti, è la loro intermittenza e non programmabilità. Questo fa sì che possono creare dei problemi anche sulla rete di trasmissione nazionale. Allora, se io invece riesco a creare delle comunità che consumano a chilometro zero in maniera istantanea l'energia prodotta, riesco a essere meno invasivo sulla rete di trasmissione nazionale. E questo crea un beneficio, ed è il motivo per cui è stata introdotta appunto anche la direttiva sulla RED 2 e ha introdotto il tema delle comunità energetiche. Oltre ovviamente a richiedere che le comunità energetiche non abbiano come obiettivo principale il profitto economico, ma lo sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio dove insistono. E come dicevo, esattamente in linea con quello che è il modello cooperativo, tant'è che spesso si ragiona, ed è già avvenuto,
di comunità energetiche e di cooperative di comunità. Dicevo, è avvenuto perché la cooperativa di Melpignano poi è diventata una cooperativa di comunità, cioè quei soldi che guadagna dal fotovoltaico li utilizza per sviluppare sistemi a servizio della comunità. Quindi c'è questo legame forte tra la cooperativa e la comunità, e diciamo il sole, che è di tutti quanti, produce energia che passa per la cooperativa e che viene in qualche modo restituito per la comunità. Io le ho definite, e penso che sia una definizione anche corretta, degli interventi di acquacultura territoriale, ambientale e sociale. Cioè sono dei piccoli interventi che avvengono su un territorio circoscritto dalla cabina primaria, che producono un beneficio che, se messo a sistema, consente al nostro paese di essere sviluppato non solo dal punto di vista elettrico, e dobbiamo dire che siamo in un paese che, nonostante le tragedie, anche quella di oggi purtroppo, comunque riesce a garantire un minimo, nonostante le tantissime difficoltà, comunque riesce a mantenere un servizio elettrico efficiente, che ha comunque resistito nel corso di tanti anni e anche di fronte a prove estreme come sono state anche altre situazioni, e che quindi va preservato, ma consentono di creare un benessere e dare dei servizi, appunto, dicevo, non solo per il sistema elettrico, ma anche per migliorare il contesto sociale e ambientale del territorio dove insistono. Quindi è il motivo principale per cui crediamo in questo progetto, sapendo però che non è facile realizzare una comunità, e che su questo appunto gli incentivi servono, ma serve soprattutto anche riuscire a creare la consapevolezza da parte dei soci, e che è fondamentale il coinvolgimento dei soci, ed è il motivo per cui sono partito da questo tema quando abbiamo iniziato questa chiacchierata, perché creare la rete di fiducia è faticoso, ma, come è stato detto prima, poi alla lunga paga e crea qualcosa che rimane nel corso del tempo. Probabilmente bisogna individuare ancora altri mezzi per aiutarlo. Per fare questo, appunto, noi comunque ci crediamo così tanto che abbiamo deciso di investire le nostre risorse, le risorse appunto del fondo mutualistico, per fare in modo che queste comunità in forma cooperativa abbiano le gambe per iniziare questa transizione e poi per essere sostenibili anche dal punto di vista economico nel lungo periodo. La ringrazio, direi che ha presentato sempre anche il lavoro che sta facendo l'ufficio che lei rappresenta. Magari mi permetto di farle una domanda riguardo la raccolta dei dati. Ho avuto il piacere di ascoltare un suo seminario presso l'Università di Roma 3 tempo addietro, e se ne parlava appunto stamattina o comunque prima con il dottor Granata e il direttore dell'Università di Ferrara sull'importanza della raccolta dei dati, motivo per cui esiste questo progetto, motivo per cui noi collaboriamo. Quindi magari ci può raccontare quello che il suo ufficio e lei in particolare sta anche svolgendo per la raccolta dei dati, sul capire come l'impatto, comunque non è un termine, però si adagio più per adesso, comunque l'impatto che le cooperative associate stanno, o il lavoro che le cooperative associate stanno facendo appunto per cercare di essere più rinnovabili. Beh, dai, grazie per la domanda. Allora, noi abbiamo fatto, è vero, abbiamo raccolto queste informazioni anche dopo il seminario che rappresentava prima, insomma, e siamo riusciti ad avere un primo dato parziale, perché sottostimato, però è un dato importante. Noi come movimento cooperativo dal 2008 ad oggi abbiamo, le cooperative aderenti a LegaCoop hanno installato circa 120 megawatt in impianti fotovoltaici, solo in impianti fotovoltaici. Ovviamente la maggior parte di questi impianti è stata realizzata in corrispondenza degli incentivi, quindi del secondo, del terzo conto energia, quindi
proprio per quegli incentivi che dicevo prima che c'erano stati, e poi c'è stato un decalage e una lenta ripresa in questi anni, soprattutto dovuta all'incertezza sul tema dell'energia, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento, sia per quanto riguarda la volatilità dei prezzi. Allora, 120 megawatt è un numero che forse è poco comprensibile, però possiamo dire che paragonato al dato presentato recentemente dal GSE sulla produzione di energia da fonti rinnovabili per settore, più o meno possiamo dire che è circa l'1% della produzione nazionale. Quindi è un dato significativo e diciamo pulito da il residenziale che cuba circa 5 gigawatt, 5 gigawatt, e tolto gli impianti realizzati da professionisti del settore, quindi società di distribuzione che cubano circa 8-9 gigawatt. Quindi abbiamo che in Italia la produzione complessiva per gli altri settori è di circa 11 gigawatt, noi ce ne abbiamo almeno 120. 120 perché è un dato che abbiamo ottenuto incrociandolo con i dati di energia incentivata dal GSE e poi perché all'interno teniamo conto solo delle cooperative aderenti. Poi abbiamo delle cooperative che hanno realizzato impianti con altre diciamo forme societarie, quindi sappiamo che questi numeri sono sicuramente sottostimati e che quindi rappresentiamo una fetta diciamo significativa dell'energia rinnovabile prodotta in Italia, almeno per quanto riguarda il fotovoltaico, e che comunque non è sufficiente, ovviamente, perché anche qui noi consumiamo molto di più di quello che produciamo, e quindi è un cammino che dobbiamo fare. Non, sicuramente non ci soddisfa avere 120 megawatt, né vorremmo che le nostre imprese ne realizzassero di più. Anche su questo chi interverrà dopo di GoFund potrà raccontare altri strumenti che stiamo mettendo in campo per le nostre imprese, perché ovviamente è da sempre che noi sposiamo diciamo l'utilizzo di fonti rinnovabili. In questo caso, e ti ringrazio della domanda, perché crediamo che la forma più conveniente di energia per produrre energia sia quella dell'autoconsumo. A tutte le cooperative noi diciamo: guardate, prima di pensare alla CER dovete aver fatto i compiti a casa e quindi vedere quanto consumate, fare efficienza energetica, risparmiare, autoprodurre e autoconsumare e poi comprare energia in maniera sostenibile e non solo, comunque comprare energia nel miglior modo possibile. Fatto tutto questo, si può ragionare sull'autoconsumo diffuso, sull'energia condivisa e sulle share, perché le share sono, diciamo, la ciliegina sulla torta all'interno di questo percorso. Iniziare dalle share, invece, se non si sono fatte le altre cose, diventa complesso, perché è difficile poi modificare i propri profili di consumo di produzione in base appunto agli altri due fattori. Quindi è necessario aver fatto questo percorso, noi auspichiamo che venga fatto questo percorso, supportiamo le imprese, supportiamo anche le imprese per acquistare impianti da produzione, da fonti rinnovabili, proprio per cercare costantemente di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e monitorarla. Sappiamo anche che le nostre imprese sono più propense rispetto alle altre imprese a acquistare impianti rinnovabili. E questo appunto è un altro studio emerso dalle ricerche fatte da Mattia Granata e il Centro Studi. Siamo intorno al 38% contro un dato che, se non ricordo male, del 27 aprile pubblicato da Istat, intorno al 20%. Quindi abbiamo anche quest'ulteriore conferma. Però mentre il sondaggio e il censimento
hanno, diciamo, una variabilità insita, sia il sondaggio sia il sentimento, ecco, il dato reale ci dice cosa rappresentiamo e da lì partiamo, consapevoli che non è un dato rappresentativo di tutto quello che è il nostro mondo, però intanto partiamo da questo e abbiamo una sensibilità e un risultato che non è comunque così scontato ed è anche significativo. Assolutamente, infatti direi che ha chiuso il suo intervento perfettamente parlando appunto del suo mondo, quindi prima di proseguire al prossimo relatore la ringrazio del suo tempo. Direi che se vogliamo appunto parlare di COP Fond e continuare sui vari progetti anche di Lega COP, ho il piacere di introdurvi Luigi D'Amico di COP Fond, lavoro nell'area di, appunto, di sostenibilità e sviluppo e che ci parlerà anche del progetto Respira, quindi a lei la parola, grazie. Grazie mille, buongiorno a tutti. Intanto vado a condividere lo schermo. Se non riesco. Sotto questo, presenta. Sì, sì. Esatto, sì. Perfetto, spero vediate bene. Innanzitutto mi presento, spendo due parole per presentare COP Fond. COP Fond è il fondo mutualistico delle cooperative. Siamo nati da una legge, dalla legge 59 del 92, che obbliga le cooperative a versare il 3% degli utili ai fondi mutualistici. Per Lega COP, appunto, c'è COP Fond, che è una società per azioni interamente detenuta dalla Lega COP nazionale e che controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Cosa facciamo in pratica? In pratica la COP Fond rende vivo quello che è il principio cardine della cooperazione tra cooperative, cioè la mutualità esterna. Di fatto noi raccogliamo capitali dalle cooperative più grandi e lo mettiamo a disposizione delle cooperative più piccole. Allo stesso modo prendiamo capitali dai territori più ricchi che riescono a fare più utili per metterlo a disposizione di quelle che sono le regioni con più basso reddito. E in questo modo riusciamo a redistribuire la ricchezza all'interno del mondo cooperativo. In 30 anni abbiamo raccolto 577 milioni, mettendo a disposizione 1 miliardo e 3 a 1200 cooperative, grazie al principio proprio della mutualità esterna e della rotatività dei nostri interventi. Nel 2020 abbiamo fatto un nuovo piano strategico che ha messo al centro del nostro operato la sostenibilità e ci siamo dati l'obiettivo un obiettivo chiaro che è quello di accompagnare le cooperative verso la transizione alla sostenibilità. Non perché questa della sostenibilità sia una moda, insomma, ma perché siamo convinti che nel prossimo futuro un'impresa o sarà sostenibile o non potrà fare impresa. E quindi ci siamo dati l'impegno di accompagnare le cooperative attraverso tre direttrici: la finanza, che cioè le nostre risorse, un accompagnamento tecnico, cioè dei piccoli contributi a fondo perduto per permettere alle cooperative di studiare meglio questa transizione, e la mobilitazione di nuove risorse anche fuori dal mondo cooperativo verso il mondo cooperativo. Vi dico questo del piano, del nostro piano industriale, perché nel progetto che vi sto andando a presentare, Respira, è esattamente quello che abbiamo fatto, cioè mettere a disposizione delle nostre risorse, accompagnare le cooperative alla costituzione di una CER, e mettendo a disposizione anche finanza da altri soggetti. E passo quindi al tema delle comunità energetiche. Perché ci interessano così tanto? Ci interessano così tanto perché innanzitutto se mettiamo fianco a fianco le definizioni di comunità energetica rinnovabile con la definizione mondiale di cooperativa, troviamo che c'è una forte assonanza, c'è un allineamento tra quello che vuol dire e che vuol fare una CER e quello che da sempre fanno le cooperative, cioè rispondere ai bisogni reali dei cittadini. In questo specifico caso si tratta di bisogni essenziali, cioè quello della fornitura di energia elettrica ad un prezzo congruo e adeguato al nostro stile di vita. Quindi le comunità energetiche ci danno la possibilità di far fronte in maniera collettiva a quelli che sono dei bisogni nuovi
sia delle cooperative, ma più in generale di tutti i cittadini. In più la direttiva europea parla proprio di decentramento energetico e quindi viene data l'opportunità ai cittadini di auto-organizzarsi in maniera collettiva, decentrando quello che è oggi un sistema altamente centralizzato, come quello della fornitura elettrica, ovviamente. E qui rientra in campo la nostra, diciamo, funzione sociale, e ci siamo subito resi conto che dovevamo in qualche modo intervenire. Così nel 2021, quando è uscita la legge nel dicembre del 2021 sulle comunità energetiche, in attesa dei decreti attuativi, abbiamo convocato LegaCoop, che è il nostro unico socio, e alcune dei partner con cui lavoriamo in modo più stretto, come Banca Etica, che è essa stessa una cooperativa, ed Ecomil, che è una piattaforma di equity crowdfunding che si occupa di sviluppo del territorio e transizione energetica. E come dicevo, insieme a LegaCoop abbiamo costituito un gruppo di lavoro. L'idea è quella di dare ai cittadini e alle cooperative una risposta immediata ed integrata, mettendo a disposizione da una parte una piattaforma che accompagnasse la costituzione di questi progetti complessi, di fatto, come le comunità energetiche rinnovabili, e dall'altra che trovasse gli strumenti finanziari più adeguati per accompagnare questo progetto. Abbiamo creato un tavolo permanente con degli appuntamenti fondamentalmente settimanali che ci diamo con i nostri partner, e da una parte abbiamo messo a disposizione attraverso il sito una piattaforma che mette in relazione tutte quelle che sono mette in relazione a disposizione una filiera cooperativa, ma non solo, di partner che possano aiutare i gruppi organizzati e le cooperative a creare una comunità energetica, partendo dall'idea di comunità energetica fino alla gestione di questa comunità, cooperativa. Dall'altra parte abbiamo messo un percorso a leva finanziaria e abbiamo creato dei modelli dei prodotti finanziari che possano essere adeguati a questa comunità. Questi sono i partner che fanno parte della rete, che sono in grado dall'ideazione alla gestione di una cooperativa, di una comunità energetica in forma cooperativa, di seguire quello che è il percorso di sviluppo. E qui invece vi presento un po' quello che è l'iter dei progetti. Innanzitutto abbiamo una rete di partner che, come vi dicevo, può facilitare l'avvio di una CER su tutto il territorio nazionale. Dopodiché i contatti, che avvengono principalmente attraverso la Lega delle Cooperative, vengono smistati in base ai territori e vengono assegnati ai vari partner che possono lavorare a seconda della propria disponibilità, a seconda del territorio in cui sono attivi. E il primo passo è quello di fare uno studio di fattibilità anche con fondi messi a disposizione da COPFOND a fondo perduto, perché per aiutare le cooperative a fare questo percorso abbiamo deciso anche di finanziare col 50% quelli che sono i costi che una futura cooperativa affronterà per definire la propria costituzione attraverso lo studio di fattibilità. Dopodiché il passo successivo è quello di trovare le fonti. Quindi grazie a Ecomil abbiamo pensato a uno schema di finanziamento che è 30% di equity e quindi di capitale sociale dei soci e di COPFON, un 15% verrà messo anche attraverso crowdfunding, ma non solo, dai soci promotori, 15%, quindi la stessa quota la mette COPFON, e infine il 70% del fabbisogno finanziario lo mette Banca Etica attraverso gli strumenti tipici della banca. Infine, la gestione della nuova cooperativa, e qui torna il lavoro di LegaCoop, che segue le cooperative associate, le monitora e le aiuta a restare sul mercato e, come diceva Giorgio, ad esempio, fare lo statuto corretto.
ma anche a gestire in sé la cooperativa. Non solo finanza, come dicevamo, ma abbiamo chiesto a Banca Etica di dar vita a un prodotto particolare per le cooperative associate alla Lega Coop. Ne è nato questo prodotto che si chiama Energetica. Coop Fond ha messo a disposizione della banca 2 milioni di euro, e la banca con questi soldi fa una leva finanziaria, mettendo a disposizione delle cooperative dei fondi a dei tassi molto convenienti, a dei costi molto convenienti. Ad oggi abbiamo oltre 50 contatti, dai quali sono nati circa 5, sono nate più CER, ma Coop Fond ha finanziato 5 CER, in particolare Partenergy, che è la prima CER in forma cooperativa riconosciuta dal GSE in Friuli Venezia Giulia con 150.000 euro, ma anche il, come diceva prima la collega di Enostra, abbiamo contribuito allo studio della comunità energetica di Uniabita, allo stesso modo con un'altra cooperativa di abitazioni proprio nel territorio di Ferrara, che è la Coop Castello, e infine abbiamo finanziato una piccola cooperativa che si occupa di energia in Puglia. Quindi ecco, siamo attivi su tutto il territorio e abbiamo cercato di mettere insieme una rete di partner che possa coprire appunto tutto il territorio nazionale. Questo è un processo aperto, quello di Respira. Continuiamo ad incontrare società che vogliono entrare nella nostra rete e diventare partner di questo progetto. Io avrei finito. Grazie per il suo intervento, anche perché dimostra il grande lavoro che fa Coop Fond, ma anche Lega Coop, perché in Italia appunto magari siete più conosciuti, ma non in tutti i paesi nel mondo esiste mettiamolo così, un corpo, un'istituzione come il vostro che può fornire istruzioni o supporto alla creazione di nuove realtà per continuare quello che è il modello cooperativo, anche appunto in progetti che aiutano l'energia rinnovabile e così via. Quindi magari la stessa domanda che avevo posto alla dottoressa Golessi la pongo anche a lei, appunto è sempre bello parlare dei grandi successi, ne avete tanti, quindi magari una sfida anche nella comprensione col pubblico che magari non è sempre a conoscenza del modello cooperativo, anche nel particolare nei vostri progetti che riguardano l'energia rinnovabile. Una complessità mi hai chiesto, scusami. Una sfida. Sì. Sicuramente insieme a Lega Coop la nostra sfida è quella di creare quante più comunità energetiche possibili, quante più cooperative possibili. Non è un lavoro facile, perché spesso veniamo contattati anche da singoli cittadini che vogliono approcciarsi a questo mondo nuovo, quindi bisogna scremare molto, diciamo, e lavorare molto insieme a loro alla costituzione di questi progetti, a mettere a terra le idee che tante ci vengono presentate, tant'è che lavoriamo da fine 2021 e siamo riusciti a mettere a terra pochissimi progetti nonostante l'alta mole di contatti che abbiamo avuto. Quindi la sfida è proprio quella di mettere a terra quanti più progetti possibili e di riuscire a finanziare queste cooperative quante più possibili, ecco. Bene, quindi è anche magari modo, se lei ci può dire, dove le persone interessate possono andare o quello che possono fare, quindi magari se un singolo cittadino è interessato a partecipare, però ovviamente parte anche dalla loro iniziativa di creare e poi eventualmente, come diceva il dottor Nanni, capire, fare i primi compiti a casa e poi arrivare da voi. Assolutamente. Magari che consiglio può dare su dove si possono trovare maggiori informazioni? Allora, il nostro sito si chiama respira.coop, ci sono tutte le informazioni che un singolo cittadino può richiedere per dar vita a una comunità energetica. Il progetto
si occupa però di gruppi organizzati di cittadini, quindi diciamo al singolo cittadino noi chiediamo di fare prima uno scouting per trovare quella che può essere la comunità di riferimento, no? Lo facciamo rivolgere alla leghe territoriali di riferimento, perché la nostra fortuna di Lega Coop, quindi anche di Coop indirettamente, è quella di avere una rete molto capillare di associazioni che siamo in tutti i territori nazionali, in tutte le regioni, e attraverso i territori riusciamo un po' a indirizzare quelli che sono i singoli cittadini e le cooperative a organizzarsi meglio per poi venire da noi e con un progetto che sia un attimo messo a terra, che abbia un po' di più strutturato, esatto. Perfetto, allora la ringrazio del suo tempo, colgo l'occasione allora di ringraziare appunto tutti i relatori che hanno partecipato con noi a questo seminario. Questo è stato il secondo, quindi è stato interessante approcciare l'argomento. Ci sarà anche modo magari andare più in dettaglio sul collegamento proprio economia circolare e energie rinnovabili, che magari appunto non c'è stata occasione in questo seminario di parlarne, ma che è importante perché spiega anche tutto il lavoro dietro a Climate Circular Coop, che è possibile anche grazie alla collaborazione con i relatori che avete visto oggi, ai progetti. Invito a chi è interessato sempre a partecipare al nostro network. È vero che noi abbiamo appunto, siamo più su LinkedIn per facilitare magari il collegamento, ma nulla toglie che ci possiate contattare dal sito, e questo vale anche per le realtà locali che vogliono raccontare la loro storia come parte della nostra missione di divulgazione, e per appunto cercare di un po' chiudere quello che è lo spazio tra ricercatori, le istituzioni come Coop Fond e Lega Coop che fanno tanto, e anche la società che magari appunto è interessata ma non sa a chi chiedere o comunque vorrebbe maggiori informazioni, e cercare anche di capire quelli che sono gli elementi, le sfide che possiamo affrontare, che magari adesso come adesso non siamo ancora, non abbiamo ancora modo di capire, ma motivo per cui la raccolta dei dati, come si è menzionato in questo seminario, è fondamentale. E quindi vi ringrazio del vostro tempo, è stato un piacere anche ascoltare i relatori oggi. A presto!